Abbiamo modo di pronunciare il vero nome dell'esterno e spezzare in questo modo qualsiasi cosa gli abbiano fatto. Quindi sarà stata colpa dell'esterno? Tutto quello che è successo a Daud e a me? Saremmo stati i suoi pupazzi, le sue marionette? O era lui la marionetta? E questo culto, l'oblio stesso, il burattinaio? Domanda a cui presto dovrò rispondere. E se è stato difficile arrivare qui, quanto difficile sarà adesso andare di là? Non c'era qualcuno che spazzava qui prima? L'ero immaginato. Ok. Là sopra, che era il mio percorso che sembrava ideale, mi dicono che è già piuttosto complicato. C'è qualcosa che non va. Perché sono così tanti? E passare da sotto invece? Qui abbiamo un occultista fantastico, ok, tutto quanto, ma passiamo da sotto. Ok, sta tornando indietro. Va bene, va bene. Con calma. Lui sta lì. Questo sembra un passaggio fin troppo tranquillo. Ok. Qui quanto sarebbe facile buttarti di sotto, ma oh diavolo. Si teletrasportano? Non saprei, ma noi togliamoci dalle, con una certa qual velocità. Dov'è quell'infame? Evidenziato, ok. Non è stato aggressivo come temevo sarebbe stato. Mio ricorda tutte le potenzialità. Perché non li avevo visti mai prima? Ci sono dei numeretti delle telecamere. Che diavolo di roba stiamo vedendo? Cultista, cultista e veggente. E guardano delle sedie che shiftano magicamente. E noi non abbiamo energia per spostarci da qui. Salve. Diavolo stanno facendo? Oh diavolo. Ci possiamo buttare di là volendo, ma è molto a rischio. Ok. Qui sotto ci sono cose e davvero non intendo approfondire più del dovuto. Qui c'è gente che è stata più o meno pietrificata. Troppo picco. Mette le luci basse. Qui sopra non so quanto potremo passare. Vedo che lì ci blocchi un po' il tutto. Purtroppo. Noi possiamo comunque sfruttare quel, chiamiamolo tetto. Ma non mentre il veggente guarda di qua, magari. E spero di non farmi troppo male cadendo da là. Ok, stiamo per cadere. Ok. Qui c'era l'ascensore che noi avevamo portato già di sopra. E spero che qui nell'ombra quel veggente non ci veda. Non solo quel veggente, ovviamente. Sembrava strano che ci fosse così poco controllo. Ok. Io comunque spero rimanga lì. Non
distante. E noi magari potremmo riuscire semplicemente a... triplarlo. Con calma però. Dimmi che non ci vede. Altrimenti, signori, qui andrà per la corsa. Nel caso ci veda, andremo per la corsa. Tutte queste persone sono state bloccate nel tentativo di arrivare dove siamo noi ora. Ma spero non accada. Oh diavolo. Oh diavolo. Ci siamo. La litografia che hai recuperato nel conservatorio reale indica un luogo segreto e lontano tra le montagne vicino al picco di Shindarei. Una volta lì trova l'entrata per l'oblio ed elimina l'esterno. Abbiamo trovato l'entrata per l'oblio e abbiamo trovato anche l'entrata per il luogo più segreto, nascosto, fuori dal tempo e dallo spazio dell'oblio. Ma se potrò adesso, più passa il tempo e più mi convinco che l'esterno sia un disgraziato come me, come Daud, e che ha fatto quel che ha fatto forse proprio nella speranza di essere liberato, anche se facendo ciò ha condannato noi, non lo so. È qui, posso sentirlo. Ok. Oi là. Qui le balene mi paiono un pizzico più aggressive. A meno a giudicare dalla dentatura. Possiamo tornare indietro volendo? Sì. È un'opzione. Ci sono delle specie di candele. Ok, anche se siamo nel centro dell'esterno, utilizzare questi poteri comunque consuma la nostra energia. Speravo per qualche motivo che qui ci fossero leggi diverse. Non so perché, ma pensando a un essere che vive un po' al di là dei mondi, avrei pensato più a una tartaruga con sulle spalle quattro elefanti che portano sulle loro spalle il mondo, ma quello forse è un altro mondo. Allora, come ce la gestiamo qua? In acqua... cioè, immagino non ci sia niente che ci vieti di entrare in acqua. È solo che mi sembrava un piano poco lungimirante. Così, proprio senza saper né leggere né scrivere. Tipo, andando di là ci arriviamo? Oddio. No. Non funziona. Quindi corriamo. Oppure trovare anche delle balene sott'acqua a questo punto. Fa male. Ok, fa male, fa male. Non so. Ah, perché non è acqua. Non c'è profondità. Ci sono fatti male perché siamo atterrati subito su qualcosa di resistente. Quindi confirmed, l'oblio ha la forza di gravità, per quanto distorta. Allora, quello è l'esterno. Non sono riuscito a vederlo molto bene, ma prima di arrivare all'esterno, riusciamo a parlare con qualche spirito che ci sa dire il suo nome? O l'abbiamo imparato leggendo quei libri? Sono perso qualcosa io, perché so che il suo nome non dovrebbe essere pronunciabile. Questo abbiamo letto. Non vedo spiriti. Né altro. Vedo spiriti invece. Oh, della terra sotto le unghie. Questo non mi sta aiutando. Posso farti incontrare di nuovo tua madre. Lascia che ti accompagni da tua madre.
non era proprio la cosa che avevo in mente adesso. Riportami indietro. Voglio tornare indietro. Un po' tutti vorrebbero, credo. Qualcosa dice che incontrerò anche la mia amante, vero? Ho capito, stai piangendo, donna. Ma... tu ridi. Un riso un po' disperato. Portami la sua testa su un piatto. Ma la sua di chi? Era mio fratello. Era mio fratello. Ora non c'è nessuno. Nessuno. Daud. Ora è tutto andato. L'oblio lo sta divorando. Daud, non speravo nemmeno di trovarti qui. Daud. Perché sei qui? Cosa sei diventato? Guardaci. Intrappolati qui. Un'eternità sul ceppo del macellaio, in attesa che cali la mannaia. Nient'altro mi aspetta ormai. Daud, sono qui. Guardami. Conosco quel nome. Ti conosco. C'erano sangue e maschere e lame sguainate. Billy Lurk. Sono io. Ti ricordi quando mi odiavi? Oh sì. E ora mi hai seguito addirittura nell'oblio. Hai portato il pugnale. Non posso ferirlo. Non posso fare nulla. Solo tu puoi ucciderlo. Ma sai che esiste un'alternativa? Da quanto tempo aspetto qui? Da troppo, vecchio. Eccolo. L'esterno. Tutto questo tempo a sognare nell'oblio. Chissà se avrà sognato questo istante. Va, finiscilo. Poni fine alla sua miserabile vita. Sembra quasi che soffra. È davvero ciò che vuoi? Questa è la domanda. È davvero ciò che merita? Sai come andrà a finire, Billy? No, non lo so. Il punto è che non lo so. Ho trovato un altro modo. L'esterno un tempo viveva e respirava. È cresciuto sulle strade di una città dimenticata. I cultisti gli hanno preso tutto. Anche il nome. Ma io so come funziona. Il suo nome è il simbolo. Solo i morti possono leggerlo. Come te, Daud. Se gli ridiamo il nome, sarà libero. Vivrà il resto dei suoi giorni come un uomo qualunque. Il simbolo? No. Sei qui per ucciderlo. Non puoi chiedermelo, Billy. Non dopo tutto il dolore che ha causato. Dopo tutto ciò che abbiamo fatto. Adesso io non voglio assolutamente essere di buon cuore in modo così gratuito. Ma io non sono più sicuro del motivo per cui ha fatto quel che ha fatto. Se avessi la certezza, se sapessi che l'ha fatto per crudeltà o semplicemente per noia, allora forse sarei per ucciderlo. Ma è così. Che ne sappiamo noi? Va talmente tanto al di là di quello che sappiamo. Perché incolparlo delle nostre azioni? Ci ha dato modo di reagire. Non ci ha mai mentito su ciò che potevamo diventare. Sai cosa sono diventato? Ci sentivamo i padroni di Danul, come se potessimo annegarla nel sangue. No. Ha sempre saputo che saremmo diventati mostri come lui. Falla finita, Billy. Farà sempre del male a qualcuno. Forse. Ma forse no. Ho visto che gli ha fatto del male. Lo hanno ucciso. Guardalo. Non è stata una sua scelta. Non ha mai voluto questo potere. Questo è sicuro. Allora uccidilo. Metti fine alle sue sofferenze se ti fa pietà. Sarà un futuro migliore. Di qualunque cosa lo aspetti là fuori. Questo come fai a saperlo? Perché deve morire? Ha
Anni fa ti ho fatto una cosa terribile. Non meritavo di vivere. Ma mi hai lasciato andare. Mi hai dato una possibilità. Lasciamolo vivere. Lasciamo che viva la vita che ha perso. Come tu hai fatto con me. Questo è vero. Quando hai lasciato Danwell, speravo che potessi vivere una vita migliore. Senza di me. Senza dover uccidere a pagamento finché qualcuno non ti avesse tradito. Il perdono è raro, Billy. Sei migliore di me. Ah, non credo in realtà. Lo stai liberando tu stesso, Daud. Daud. Avrei voluto togliere l'evidenzia. Per l'ultima volta. Sull'esterno, ma ok. Sento in bocca il sapore del sangue. Sento nelle orecchie la voce di Daud. Hai fatto una cosa impossibile. Eppure. Ti abbiamo lasciato vivere. Posso farti uscire da qui. Questi occhi sono stati chiusi per secoli. E ho visto tutto. Vincolato qui, ho camminato tra i pensieri di intere generazioni. E ora... sei libero. Non sembra malvagio, ma... ancora non lo so. Ancora non lo so. Non posso cancellare ciò che ti è stato fatto. Così come non posso cancellare ciò che è stato fatto a me. Ma ora hai la possibilità di essere qualcosa di diverso. Qualcosa di migliore. Deve essere strano sapere quello che sai. Vedere con occhi antichi tutti i segreti del mondo. Abbiamo entrambi visto il cuore oscuro della gente. Ma alla fine... ho portato la pace a Daud. E forse anche tu la troverai. Niente è sicuro, ma so che alcune cose sono vere. Lo sento. L'esterno non c'è più. E per questo il mondo cambierà in modi inimmaginabili. Vero. Ma l'oblio è ancora lì. Echeggiante, poco oltre il visibile. E non è rimasto nessuno che sa chi verrà toccato dalla sua magia e chi no. Ma verrà creato un altro esterno probabilmente, questo è il problema. Dobbiamo... bloccare l'oblio in qualche modo dal creare altri esterni. O per bloccare il culto. Nemici uccisi 2. E basta. Corpi individuati 8. Non è andata così male. Siamo tornati nel non letale furtivo. Era molto che non lo vedevamo. Amuleti un po'. Il resto non vi era null'altro. E questo era Dishonored, Death of the Outsider, la morte dell'esterno. Morte che non è avvenuta, ma in un qualche modo è comunque morto. È morto l'esterno, non è morto la persona che un tempo era, quel ragazzetto, vagabondo, orfano. Ora ha riottenuto la sua vita grazie a noi. Cosa ci farà? Cosa farà l'oblio nel nostro mondo? Quanto riuscirà a insinuarsi? Tutte domande che non so se avranno risposta, ma che comunque mi emozionano. Come sempre, grande, grande, grande gioco. E in questo caso devo dire sì, era un gioco standalone, era giusto il gioco standalone, era anche giusto il prezzo, oserei dire. Anche se non l'ho pagato, grazie a voi ragazzi, chi dona. Che sia d'esempio a tutti voi. No, ma a parte le bagianate, è un grande gioco. E è evidente, i settings a molto difficile assoluto, hanno dei tempi di reazione, le varie guardie, o comunque sia mostri, qualsivoglia dire, che rendono lo stealth molto, molto, molto difficile in una blind. Avendo ridotto il tutto, e avendo utilizzato anche poi l'amuleto che rendeva la persona evidenziata meno sensibile... rendeva il tutto, anzi, forse fin troppo facile. Un po'. Siamo andati da un estremo all'altro. Però magari avrei
potuto settare il tutto per renderlo ancora più interessante. Ma comunque sono abbastanza contento di come è andato il tutto. E ora, che dire, ci aspetterà qualcos'altro di Dishonored? Non so, abbiamo visto comunque un piccolo omaggio a Morgan Yu di Prey, chissà. Anche nei commenti si è detto, ma se questo fosse il mondo precedente a quello che poi è diventato Prey? Poi giustamente l'assonanza tra il mondo di Inquisition e Mass Effect, si potrebbero fare altri ragionamenti del genere. Sarebbe comunque molto interessante, ma non credo sia questo il caso. Comunque spero che noi si abbia modo di vedere altro dal mondo di Dishonored. E questo livello finale in qualche modo mi ha ricordato alcuni livelli di Thief Deadly Shadow. La cosa mi ha fatto molto molto piacere, sarò onesto, e sì, chiunque sia giovane e conosca solo l'ultimo Thief, non lo consideri nell'equazione, non è di quel Thief che stiamo parlando, e quel Thief facciamo finta che non sia mai esistito. Ad ogni modo, stealth game, questi sconosciuti per quanto mi riguarda, perché lo stealth non è ancora il mio forte. Lo è di più quando non registro, ma comunque, questo è relativo. Che devo dire, signori, sono contentissimo che siete stati con me fino adesso, nei titoli di coda, e che avete assistito a tutta questa serie, che vedo che è piaciuta, è molto, molto bella la serie, è molto bello il gioco, e spero vi sia piaciuto anche il modo in cui è stato giocato. Questo è un arrivederci a una prossima serie, e ce ne saranno ancora svariate, di serie più brevi, prima di arrivare finalmente ai DLC di The Witcher, che arriveranno, signori, arriveranno. Abbiamo alcuni appuntamenti da seguire. E il 27 uscirà The New Colossus, il secondo Wolfenstein, eppure quello sarà un appuntamento possibilmente day one, massimo day two, ma confido nel day one. Quindi, signori, grazie di essere stati qui con me su Dishonored, alla morte dell'esterno. A presto.